Bene, amici di telefono.net, da Londra finalmente abbiamo il Desire HD in mano, ve lo faccio vedere velocemente, camera da 8 megapixel con il doppio flash LED, unibody in metallo, molto bello al tatto. Ovviamente Dolby, quindi HTC ha posto molta attenzione anche alla parte audio. Sblocchiamo lo schermo, da 4,3 pollici, 800x480 pixel, Android ovviamente 2.2, un touchscreen davvero molto molto buono, come vedete non ci sono problemi di delay sul display. Faccio vedere un po' da vicino anche i particolari della finitura del telefono e addentriamoci un attimo nel software. Scusate, ma ho schiacciato la barra laterale del volume. CarPanel è una soluzione di mappe e di navigazione proprietaria di HTC. Possiamo decidere una destinazione piuttosto che decidere di andare a inserire delle destinazioni tramite footprint. Come vedete abbiamo fatto una foto al Big Bang, una foto ovviamente taggata, e possiamo andare a navigare, quindi una navigazione turn by turn con il cellulare. Navigazione turn by turn che sarà un servizio premium, quindi a pagamento, mentre la visualizzazione delle mappe e la geolocalizzazione sarà un servizio gratuito e integrato in HTC Sense. Scusate, sono io che non ho schiacciato il pulsante giusto. Altre funzionalità che voglio far vedere: la camera 8 megapixel, quindi grande attenzione alla multimedialità. Il pulsante per la fotocamera non c'è, quindi bisogna entrare nella applicazione camera. Scusate, ma è proprio ce l'abbiamo in mano da 10 secondi, abbiamo avuto un piccolo training con l'addetto HTC. Come vedete, tante le funzioni che possiamo andare a modificare sull'opzione camera, quindi anche una parte di camera sicuramente più avanzata. Gira video a 720p, non vediamo l'ora di provarlo, di averlo in mano. Anche la parte mail è stata implementata con un'unica inbox e con dei pulsanti per semplificare la composizione di mail. Ovviamente sempre presente la parte dedicata al social network con Friendstream. Ripeto, non vediamo l'ora di averlo in mano e di provarlo. Altra cosa che ci dicevano, la implementazione di un client per leggere gli ebook, quindi un ebook reader, e anche nel browser la possibilità di aprire più pagine e con un pinch to zoom, un po' come si fa con la home, andare a visualizzare tutte le pagine del browser che abbiamo aperto. Ripeto, non vediamo l'ora di averlo. Appuntamento quindi a Milano con HTC Desire HD quando lo avremo in prova. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.